Ragazzi, ben ritrovati ad un altro mio video, un video di risposta al mitico Rino Oneir, un mio amico, uno youtuber fantastico, un vero artista, link in descrizione. Video tag, 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 tag. Sempre in ritardo, mi scuso con Rino. Un bel video tag, un video veramente molto coinvolgente. Spero vi piaccia il video. Come sempre, mi raccomando, iscrivetevi qui sotto al mio canale. Un bel like se il video vi è piaciuto. Cercate di guardare il video fino alla fine. Attivate la campanella. Mi potete seguire come sempre su Twitter, Instagram, Telegram. Se volete, rispondete anche voi a queste domande. Un bel commento qui in basso. Condividete il video, ragazzi, nei vostri social. Domanda numero 1. Se potessi essere un personaggio di un film o di una serie TV, chi vorresti essere? La domanda ve la metto qui o qua o là, non lo so. Ci ho pensato parecchio a questa domanda, una domanda curiosa, molto particolare, che riguarda i gusti, no? Di noi tutti. Beh, io sono amante dei film d'azione, film polizieschi, quelli anche sulla mafia, quindi uno dei miei attori preferiti è sicuramente Al Pacino, il mitico Al Pacino. Specialmente lo adoro nella parte de Il Padrino, oppure altri film come Carlito's Way, un attore secondo me fantastico. Question 2, domanda numero 2, anche questa tosta, una domanda delicata, importante. Non mi piace parlare di queste cose di fronte a una telecamera, ognuno ha la sua opinione. Comunque, dice così: se potessi abolire una legge, quale aboliresti? Beh, più che rispondere, rigirerei la domanda. Quali sono le leggi veramente complete, giuste, eque in Italia? Rispondo così: migliorerei semplicemente tutte quelle leggi che tendono a salvaguardare le donne, gli anziani, i bambini, i minori, l'ambiente e gli animali. C'è tanto da lavorare, lo so, è un discorso molto lungo. Comunque, questo io farei. Domanda numero 3. Se potessi rivivere un giorno della tua vita, quale sarebbe e perché? Domanda tosta. Da 1 milione di dollari, come si dice, no? Così, su due piedi. Non mi viene in mente un giorno in particolare. Dovrei tornare indietro di anni, nel mio passato, nell'adolescenza probabilmente. Essendo amante di viaggi, forse uno dei primi miei viaggi con amici. Mi ricordo tantissimo tempo fa, un capodanno organizzato dal sottoscritto. Un capodanno molto impegnativo, perché mettere d'accordo 6-7 teste non è mai semplice, spesso ci si fraintende, non si può accontentare tutti, però quel giorno lì, quella vacanza a San Rafael, Costa Azzurra, capodanno di non so che anno, in Francia appunto. Quel giorno lì forse è stato uno dei miei più belli. Mi ricordo di questo primo giorno veramente divertente, una giornata vissuta con curiosità, perché si sa, quando tu raggiungi un luogo mai visto e sei alla scoperta, noti tutte le particolarità del posto, no? Poi la Costa Azzurra è spettacolare, paesaggio, pulizia. Mi ricordo che mi ha colpito tanto la pulizia nelle strade, mare cristallino. Avevamo l'hotel proprio vicino al mare.
E mi ricordo le risate, il divertimento, il perché sta lì, un divertimento continuo, ridere e soprattutto una giornata vissuta in amicizia. Quarta domanda, se tu fossi dell'altro sesso, come saresti? Beh, facile. Una domanda così è proprio banale. Sarei mediterranea, capello lungo, nero, occhi neri, abbronzata, una gran bella gnocca. Sinceramente e seriamente parlando, non ne ho la più pallida idea. Non so come ragiona una donna, dovrei entrare dentro la testa di una lei per capire. Sicuramente rimarrei così, col mio carattere, quello lo so, però diversamente non so rispondere. Quinta e ultima domanda. Mi ha mandato in crisi il carorino. Se tu potessi essere un dio dell'Olimpo, chi saresti? Per quanto l'italiano, la letteratura, la storia, l'arte siano argomenti, no, elevati, di caratura, di spessore, importanti, consiglio vivamente a chi fa questo genere di tag, consiglio di pensare a tutti coloro che poi dovranno rispondere a queste domande, agli interlocutori. Quindi sto parlando del sottoscritto. Grazie mille. Nella mitologia greca c'erano varie divinità illustri, tutti conoscono Zeus, per esempio, Apollo. Mi sembra che Rino, che saluto, avesse scelto appunto Apollo. C'è Bacco, molto conosciuto, c'è Minerva, c'è Nettuno, c'è Diana, diverse figure importanti. Beh, io sceglierei Bacco, che mi ha sempre incuriosito. Chi era Bacco? Bacco era il dio del vino, delle feste, il dio dell'impulso vitale, della follia e dell'ebbrezza. Veniva raffigurato o con una coppa o con dei felini, tipo la tigre, la pantera, il leopardo, tutti animali che mi hanno sempre affascinato. Quindi direi proprio Bacco. Ragazzi, il video si conclude qui. Ringrazio Rino Neir, il mio amico, un canale fantastico che vi consiglio. Trovate il suo link qui in basso nel mio info box, un canale di qualità. Grazie Rino per aver pensato a me per questo tag. Sono stato felicissimo di poter rispondere. Spero anche che il video sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale. Sempre qui in basso, CB 2010. Se siete nuovi alla visione di questo video, lasciatemi anche un bel like, tutti voi che guardate il video, attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video, le prossime mie live. Lasciatemi anche un bel commento in modo tale che io possa capire la vostra opinione sulle domande, sulle mie risposte. Attivate la campanella, commentate, like, condividete i miei contenuti nei vostri social, cosa fondamentale, ok? Se volete che questo canale cresca, seguitemi su Twitter, Instagram e Telegram. Ci si vede al prossimo video. Grazie Rino, bless!